In lutto, noto sconvolta per le tre vittime di questa mattina, non si dà pace. La madre della piccola Marisol, 7 anni, rimasta intrappolata dentro quell'auto che con altre 6 persone a bordo provava ad attraversare un torrente proprio stamattina all'alba, un torrente non molto distante da qui. Era in braccio alla madre che è riuscita a salvarsi. Intanto qui è tregua dal maltempo, ma permane l'allerta della protezione civile. Condizioni meteo avverse fino alle prossime 24 ore, forti e piogge soprattutto sulla Sicilia orientale. Non ho visto l'acqua arrivare, questo ha dichiarato Antonino Restuccia, 32 anni, che guidava l'auto. Questo ha dichiarato agli inquirenti. Adesso è stato arrestato, si trova in carcere. L'accusa è pesante, quella di omicidio plurimo aggravato colposo. Ma noi a questo punto ricostruiamo la vicenda con questo servizio e poi la linea può andare allo studio. Urla queste parole Antonino Restuccia mentre i poliziotti lo portano in carcere. Omicidio plurimo aggravato colposo è l'accusa. Era lui a guidare l'utilitaria con altre 6 persone a bordo, travolta dalla piena del torrente Asinaro a Noto. Tornavano da una cena a casa di parenti. In 4 si sono salvati, sono ancora sotto shock. Non so niente, non mi ricordo proprio niente. 3 sono morti intrappolati, tra cui la piccola Marisol, 7 anni, si trovava in braccio alla madre che è riuscita a salvarsi. Restuccia, 32 anni, infermiere con precedenti per uso di stupefacenti, ha raccontato agli inquirenti di non aver visto l'acqua che arrivava. Doveva ritornare a casa per accompagnarli. Si è accorto dell'acqua che arrivava? Lui ha dichiarato che non c'era in quel momento una situazione di pericolo. Lui dice che nel momento di attraversare è stato investito da un'onda in piena. La tensione è alta fuori dal commissariato, preso d'assalto da amici e parenti del giovane arrestato. Io sono passato mezz'ora prima, sono passato, perché io ero là con loro. Ma incoscienti, perché il torrente era in piena. No, ci sono passato io, no,